Buongiorno, siamo con Taddeo Osculati, che è uno studente del liceo artistico Candiani di Busto e che sta trascorrendo presso Duke Università Cattaneo un periodo di alternanza scuola-lavoro. Taddeo lavora in biblioteca in questo momento. Esattamente. Allora, ti chiediamo, che cos'è dal tuo punto di osservazione l'alternanza scuola-lavoro? Che significato sta avendo rispetto al tuo percorso? Sei uno studente del quarto anno. Esattamente. L'alternanza, diciamo che è una grande responsabilità, ma come anche una grande opportunità, esattamente, perché mi concede un po' di pausa dalla scuola, un po' di tempo per respirare, studiare, recuperare le materie di studio proprio verso la fine dell'anno. E in contemporanea mi lancio già un po' nel mondo del lavoro, ovvero mi fa respirare l'aria dell'ufficio, dello studio, l'entrare con una certa scadenza, dover entrare Quindi e stai, diciamo, vivendo il mondo del lavoro. Quali aspetti di questo mondo in questo momento stai notando? Perché chiaramente uscire. sì, Allora, è diverso dallo studio. sì, senz'altro. E innanzitutto a scuola sono sempre in ritardo, mentre qui ho delle scadenze da rispettare, quindi entro, devo firmare, esco, devo firmare. I lavori che a scuola affronto con più flessibilità, con più magari tempo. Qui ho scadenze ben Più pressate. determinate, molto più pressate esattamente, e non posso permettermi errori. E il senso di responsabilità, ti senti responsabile anche di quello? Decisamente molto più, non essendoci professori, sono l'unica persona che è È responsabile di responsabile quello del che stai lavoro facendo. esattamente, del risultato finale, e dunque mi preme molto di più anche dare una buona immagine di questo. Beh, ecco, l'ultima domanda che ti faccio, stai vivendo in una biblioteca, per quanto sia difficile dopo solo alcuni giorni capire, e come te l'aspettavi questa realtà della biblioteca dell'Università Cattaneo? Sinceramente è anche meglio di come me l'aspettavo, anche perché dalle premesse fatte dai nostri professori non sapevo bene cosa aspettarmi, mi aspettavo più una cosa fissa, Silenziosa, invece no, esatto, un vero? lavoro in impiego e all'ufficio, mentre mi sto trovando Un mondo di persone. esattamente, persone oltre al ruolo che devi ricoprire. E questo cotonificio che adesso è diventato un'università, visto che tu hai una Guardi, sensibilità artistica, cosa è dici? davvero uno splendore, anche perché banalmente fare la pausa pranzo e poter uscire, avere un parco così bello a disposizione in cui sedersi, magari È un godersi buon modo di l'ombra, studiare, diciamo. decisamente un bel modo anche per passare il tempo, molto più piacevolmente.